Benvenuti a casa Verde Brina. No, questa casa... è la mia cucina. Benvenuti da Verde Brina, questa è la mia cucina, anzi di mia sorella. Allora vi presento un po' la situazione. Allora, lei prima che si sistema. Ha i capelli di merda. Passa alle presentazioni. Lui è Luca, si può dire chi è? No, sì, è il mio futuro marito. Il futuro marito della, della signora Verdebrina. Un mezzo il mio marito. Passa tu alle presentazioni, così fai. La cognata di Verdebrina. La signora Verdebrina. Sì, ok. La futura signora Verdebrina. Clara. Clara. La cugina di Verdebrina. La pazza, la cugina. La pazza. Tu ormai Verdebrina. Lo sappiamo. La capa della signora che taglia pomodori. La cugina bis di Verdebrina. E va, e io. Niente, quindi stiamo facendo questa esperienza. Sono arrivato oggi a Mondragone. L'hai fatto Sugo. Tu questo? Sì. Buonissimo, io scopazzo per il pomodoro. Pietro, chiederemo la liberatoria a mia madre per la pubblicazione di questo della video. Cucina. Ci siamo. Mi ucciderà mia suocera. Appena la senti le qua da qualche giorno. Suocera, grazie. Grazie a voi. Poi però glielo fate vedere però questo video. Niente, sono andato già in negozio. E abbiamo un po' sistemato le sedie. Quanti verranno oggi, si spera? Prenotati 70. Mm. Stiamo aspettando tutte le conferme. Se si vuole aggregare qualcuno siete benvenuti, ovviamente. Speriamo, sì, dai. E tre fortunati verranno sorteggiati per vincere tre confezioni, tre mystery box. Poi... Esatto, io vi posso garantire che si è data alla pazza gioia e sono piene di cose che, tipo, da me, come ti ho spiegato l'altra volta, quando la valigia è troppo piena e vuoi comunque far entrare roba, si spinge sempre di più, ci siedi sopra e si dice anche fuggari. Noi si dice incasare. Esatto, da me incasare si dice un'altra cosa. Però il concetto comunque è quello. Va bene. Va bene, dai, chiudiamo. No, che tagliamo, è la parte più bella. Va bene, chiude, fai la faccia da strega. Va bene, ci vediamo più tardino. Buon appetito. Negozio, arrivederci a tutti. E ho avuto un problema perché la doccia, non mi sarei dovuto lavare i capelli, però la doccia anziché avere il flessibile era quella attaccata in aria, quindi siccome sono 1,20 m mi è arrivata nei capelli. Mi è arrivata nei capelli. Vieni, non mi pare che sì. Allora, benvenuti, sopravvenuti a tutte. Ci fa piacere vedere sempre numerosi perché vuol dire che ci sono tante persone che come con noi condividono la passione per il bio. E la passione per questi prodotti, ma qualcuno è pure nuovo. Sì, pure illuminato. Allora, l'evento di oggi, come avete visto dal manifesto e dai flyer che avete avuto, parleremo di ENE e cura dei capelli. Vieni Stella, prendi il numero. Salome Rio, si viene. Lui è Pietro del canale Another and More. Che è Pietro? Se lo ricordo. Segnate. E di mestiere è youtuber. Questa parola oramai la sentiamo tanto. Perché ci sono tante persone che fanno video. Allora, chi è in realtà? È un esperto, diventato esperto. Esperto. Oh, io mi sono salvato i capelli grazie a te. Quindi come ti vuoi mettere? È un esperto che condivide con gli altri le sue esperienze e il suo sapere. E anche qui bisogna fare una distinzione, ci sono tanti youtuber, cioè persone che fanno i video, tanto per avere visualizzazioni. L'ho pagata per dire questo. Non è il caso di Pietro. Non è il caso di Pietro perché vi posso assicurare che è una persona che di continuo studia, sperimenta, si aggiorna. Se c'è da ritornare sulle proprie posizioni, non ha problemi. Facevamo l'esempio poco fa, uno dei primi video diceva non c'è problema a dormire tutta la notte con l'ENE. Qualche video fa è ritornato sulle sue posizioni, perché? Perché è una persona che si prepara, che studia, che sperimenta anche su se stesso, sente anche le esperienze degli altri. No, è una vera mamma parte. Mamma parte, su mamma parte, infatti. Povera mamma parte, la capra. Prima che io mi sono avvicinata all'EcoBio proprio grazie a lui, perché qualcuno di voi lo sa, stavo perdendo i capelli in questa zona frontale, ero completamente, i capelli erano molto diradati e mi sono avvicinata alle erbette grazie a lui, a parte che ha una semplicità, una simpatia nello spiegare le cose, sì, coinvolgente. E poi effettivamente tutte le cose che diceva nei video io poi le ho ritrovate anche su me stessa.
Quindi è una persona in cui ho riposto tutta la mia fiducia, per questo poi l'ho invitato qui in negozio. Oggi sarà qui con noi per condividere il suo sapere. Lei mi ha fatto condividere il suo mangiare. Un attimo di imbarazzo. Siamo usciti da casa, abbiamo finito di mangiare alle 4 meno 4. È iniziato le 2 meno 4. Vabbè, ma è la domenica qua, il pranzo della domenica. Alla mozzarella ha vacillato un po', devo dire. Mozzarella l'ho visto proprio che veniva meno. Vabbè, magari siamo la crostata e la cheesecake stasera. No, e poi usciamo la crostata. Veramente? No. Abbiamo fatto assaggiare il vino con la percoca. Quale cosa si deve No, comunque vi dico pure, poi vi lascio la parola a lui che sicuramente è più esperto di me. L'incontro è strutturato in questo modo. Adesso Pietro avrà qualcosa da dirci. Preparerà per la prima volta, perché ripeto non l'ha fatto mai nessun altro incontro, preparerà con noi un'erbetta, quindi avrete la possibilità di vedere bene come si prepara, quale deve essere la consistenza giusta, l'applicherà, una capellona, una a caso, poi a fine incontro potrete fargli tutte le domande che volete, qualsiasi dubbio sulla preparazione, sugli effetti, buon incontro. Grazie. Prima di cominciare vorrei farvi una domanda. La faccio portare in camera. Per alzata di mano, c'è un pelo della trappa che mi scriva. Per alzata di mano, chi è di voi che non ne sa niente di piante, verdura, di parole? Clara, non ti credere nessuno. Quindi fucile e uccide. Clara, la sua collezione personale tutta raccolta in barattoli, etichettata, ho pubblicato qualche foto, che saranno una decina di barattoli, come indicato da Pietro, chiuse nei barattoli ermetici con l'etichetta. Allora, prima di tutto, quello di cui andremo a parlare oggi, se non mi vedete ditemelo, tanto non mi vedrete lo stesso. Non è niente di così tanto strano e lontano da noi, perché natura ci ha fatto e natura ci mantiene, nel senso che noi andiamo a parlare nient'altro che di piante, cioè le erbe per i capelli non sono altro che piante coltivate e essiccate, anzi coltivate, raccolte e essiccate e vendute, macinate chiaramente e vendute. Quindi non stiamo andando a trattare chissà quale argomento lontanissimo. Andiamo a vedere, non schiacciate però. Ci andiamo a concentrare anche sulle differenze che ci sono fra le classiche tinte, vengono chiamate tinte chimiche. Però ragazzi è un termine non esatto, perché anche il metabolismo è un'attività chimica, anche cioè quello, il tizio che vi produce il cosmetico ecobiologico è comunque un chimico formulatore, non è uno che si alza la mattina e dice oggi faccio lo shampoo con bio perché mi piace, no, sono delle persone preparate che studiano questo e la chimica non è impegnata quando sentite chimico, si chiama, è più appropriato chiamarle tinte sintetiche perché sono create sinteticamente, sono fatte appositamente per ottenere quella cosa. E come facciamo ad individuare una vera e propria, cioè la reale tinta naturale? Ma si vede la pancia? Non perché andiamo al supermercato e leggiamo naturale, allora quella è naturale, assolutamente no. E fra le tinte sintetiche e le tinte e le erbe tintorie ci sono delle differenze. Chiaramente è inutile stare qua e demonizzare le tinte sintetiche e dire solo i pregi delle erbe tintorie, sia le une che le altre. Ho imparato del minimo. Entrambe chiaramente hanno dei pregi e hanno dei difetti, così come uno di noi, anche loro poverine si prendono questa prerogativa. Quindi le differenze sostanziali fra le tinte sintetiche e le erbe tintorie sono due, ed è la differenza di azione. Un punto che mi tocca tantissimo è la questione della disinformazione, chiamatela proprio disinformazione perché è proprio il termine esatto
per esprimere determinati concetti. Allora, ci sono vari allarmismi che si sono formati nel tempo, che sono infondati in parte, e ora vi spiegherò perché. Diciamo che la maggior parte delle persone che non riescono ad avvicinarsi all'enne è per paura, all'enne e alle erbe vintorie, perché fra enne e erbe vintorie non c'è differenza. Ora vi spiego anche la... L'enne è un'erba vintoria, quindi le erbe vintorie sono solo in generale. La maggior parte delle persone che non si avvicinano alle erbe vintorie è per paura, perché ci sono persone che diffondono delle informazioni o comunque delle... delle dicerie tramandate senza chiaramente darne una dimostrazione, senza provare quello che stanno dicendo, senza accertarsi di quello che stanno dicendo. Cioè proprio tipo i muli, tipo sì, ok, tipo, se io vi dico che il cielo è viola, è come se voi non alzaste gli occhi per guardare, per vedere se il cielo è viola, proprio hanno in giro dicendo il cielo è viola, la stessa cosa. Ti accorgerai. Quindi che stavo dicendo? Quindi il concetto fondamentale è di provare sulla propria persona prima di farsi un'idea. Il concetto, uno dei concetti, tanti che mi piace farvi ricordare, sentite caldo, si può aumentare l'aria. Con l'aria aperta hai poco effetto. Con l'aria aperta, con la porta aperta, poco effetto. La temperatura qua, non fa niente, ma c'è solo un vento. Ci mette il vento, ma non ha temperatura bassa. Giuseppe, se entrate e chiudiamo la porta con l'aria condizionata. Per me vi potete sedere pure qua per terra, nel senso che non ci entrano le sedie, però. Il capello bianco è un capello completamente depigmentato, privo di ogni proteina che dia colore, ed è difficile da trattare. Chiaramente con una tinta sintetica, uno dei pregi delle tinte sintetiche è quello di coprire egregiamente i capelli bianchi, anche se ci sono dei capelli bianchi che non si coprono nemmeno con le tinte sintetiche. Poi dipende anche dalla tinta pigmentata. Esatto, dipende, c'è chi si è trovato male a coprire con le tinte sintetiche e si è trovato bene con le erbe vintorie, dipende. E vi spiego una cosa, allora, per coprire i capelli bianchi è necessario, quasi d'obbligo, fare prima una passata di enne. I capelli bianchi diventano arancioni e da quel momento il colore, non essendo più bianco, da quel momento il capello, non essendo più bianco, ha maggiore ricezione di colore scuro. Per esempio, faccio un esempio stupido. Arriva Tizia, ha i capelli bianchi, vuole i capelli bianchi neri. Qual è l'erbetta che colora di nero? L'indigo. L'indigo sui capelli chiari, bianchi, biondi, tutto quello che volete, o dai blu o dai verde, o dai grigio. Quindi quando voi andate a mettere l'indigo sui capelli chiari, sui capelli bianchi, vi può dare un azzurro puffo, vi può dare un verde, vi può dare un grigio. Quindi comunque voi non avete coperto un bel niente. Il passaggio deve essere graduale. Il passaggio deve essere graduale. Ed è sempre preferibile fare il metodo del doppio passaggio. Che cosa sto dicendo? Un giorno fate 2 ore di enne, quindi i capelli bianchi. No, tutti. C'è ovviamente chi non vuole i riflessi rossi, che saranno tanti di voi che non vogliono i riflessi rossi, ora vi spiego un po' la situazione. Il metodo del doppio passaggio è semplice: si fa un giorno 2 ore di enne, il capello bianco diventa arancione, il giorno dopo, in base alla tonalità che volete ottenere, fate, che ne so, se volete un castano scuro, fate 80% di indigo e 20% di enne. Lo tenete altre 2 ore, avendo tempo. Quindi un giorno dietro l'altro? Sì, non è un problema. 3 no, 2 sì. Poi diventa una cosa eccessiva. In questa maniera, seguendo il metodo del doppio passaggio, si ha la quasi certezza che i capelli bianchi vengano coperti. È inutile fare una miscela di enne indigo sui capelli bianchi, perché rimangono arancioni. I tempi di posa, ed è l'ultimo, lo dimentichiamo. Il tempo di posa è molto variabile. Se stiamo andando a trattare delle erbette, con delle erbette curative, quindi che ne so, brami, brinda, cimeri, fenogreco, sono veramente tante, è preferibile lasciarle mezz'ora, tre quarti d'ora, fanno il loro lavoro, anche un'oretta le possiamo lasciare, ma oltre non vale la pena. Assolutamente. Quelle curative.
quelle tintorie, allora, se in base alle erbette, per esempio, l'henné colora anche dopo 5 ore, se non sbaglio, sì. L'indigo e il cadamo dopo 2 orette cominciano a tentennare. Quindi, se voi, come ho detto prima, il metodo del doppio passaggio, per il fatto della copertura dei capelli bianchi, è meglio fare 2 ore di henné il giorno prima e 2 ore di henné indigo il giorno dopo, si coprono perfettamente. Poi se voi lo volete tenere 3-4 ore, dico, non succede niente, però proprio per il motivo che non sono delicate, super delicate, e allora è meglio evitare. Dico, io ve lo dico, ma probabilmente non succederà niente. Per esempio, mia mamma ha la pelle molto reattiva e con le erbe non ha mai avuto problemi. Io ho una pelle veramente di cacca, ho proprio la pelle reattiva al massimo. Ci sono tantissime cose che a me danno fastidio. E come Bernardino, già pelle è proprio reattiva. Risulta reattiva. A molti. Anzi, è radioattiva, lei non è reattiva. E quindi i tempi di posa più o meno sono questi. Anche pure tra 5-6 ore potete arrivare, ma meglio di no. Allora, diventa rosso, perché ho visto delle diventa più scuro. Ah, più scuro. Sì, dipende, poi davanti ho più il capello chiaro. Allora, vi dico l'ultimo mio pensiero. E concludo, e poi passiamo, facciamo le estrazioni e poi passiamo le domande, o al contrario. Allora, non fate di questo settore una moda. Usate consapevolmente. Non vi forzate di farvi piacere queste cose, perché purtroppo spesso passa come moda del momento, cioè non fate una semplice curiosità perché dovete cambiare il colore di capelli. È una cosa che viene da dentro. Io questa passione ce l'ho perché mi è nata, non perché me la sono fatta piacere. Quindi è come se vi nascesse una curiosità dall'interno. Quindi voglio andare a conoscere quella pianta, vediamo che fa. Quindi solo in questa maniera potete avere dei risultati più soddisfacenti, più efficaci, chiaramente avendo sicuramente più curiosità, speranza e pazienza. Basta, ho finito io, ragazzi. Stai, stai, non ti preoccupare. Se avete domande fatelo ora. Se qualcuno ha domande da fare, fatelo. Che domande fai? Benvenuti a Mondragone, città d'Europa. Gemellata con Liptavaros e Belva, non so che, comunque. Dove sono? Bulgaria, mi pare. Ah, non lo sapevo questo. Sì, siamo gemellati. Allora, io prima di parlarvi vi faccio vedere il lungomare di Mondragone. È venuta a prendermi in hotel la dottoressa Verdebrina questa mattina. Vabbè, per prenderti un po' in giro. È un cagnolone, guarda che bello. Gente che fa attività fisica. Ma il lungomare è molto lungo. È molto grande, quindi guarda che carino. Facciamo tutto con la macchina e poi scendiamo a piedi. Sì. E quindi niente, io volevo chiudere, diciamo, questo video, perché durante l'incontro io non ho potuto riprendere e credo che l'abbia fatto Stefano. Sì, Stefano, parte Stefano e parte Luca. Ecco, Santo Stefano e San Luca che hanno ripreso durante l'evento, perché chiaramente io non potevo farlo, ero un attimino impegnato. Guardati i capelli belli. Sì, no, penso che qualcosina si vede, tipo qualche riflessetto rosso. Vabbè, in macchina così, diciamo, non è la migliore soluzione. E niente, è stato un evento grandioso, perché per la prima volta io spero che siamo messi a fuoco. Vediamo se siamo messi a fuoco. Ciao. Per la prova. Sì, all'autofocus. L'auto qualcosa. Dicevo, per la prima volta io ho preparato e applicato le erbe live, record, in diretta, io ce l'ho. E se l'è beccato la dottoressa Verdebrina. Comunque è stato, alla fine non è venuto difficile, cioè io pensavo magari che mi impappinassi, essendo la prima volta, invece è venuto molto molto liscio come situazione, a parte il cucchiaio quadrato che abbiamo usato nella prima. Non ci ho pensato che la tua sopra. Quindi poi ho usato, vabbè, ma
in qualche modo uno si arrangia, figurati, pure con le mani l'avrei mescolato, non è che me ne fregava niente. Sì, sì, figurati. Niente, volevo sapere da parte tua che cosa ti è sembrato di questo incontro. Intanto quante persone. Io penso che le 50 le abbiamo superate. Sì, eravamo più di 50. Più di 50 persone. Poi c'erano persone fuori a marciapiede che non sono riuscite ad entrare. E poi abbiamo fatto entrare tutti, chiuso la porta e acceso l'aria condizionata. E poi chi c'era fuori mi ha detto che sono passate persone che non sono riuscite a fermarsi, hanno visto gente e non sono riuscite a fermarsi. Beh, di peccato, peccato. Va bene, ora noi quindi detto che ci fermiamo a piedi sul lungomare. Sì, ci andiamo un po' a piedi sul lungomare. Va bene, allora ci rivediamo fra poco, vi faccio vedere un po', continuiamo a parlare e vi faccio vedere un po' il lungomare di Mondragone. Esatto. Allora, quindi siamo nel lungomare di, che stavi dicendo prima? Sì, sì. Questo qui noi lo chiamiamo il molo perché prima c'era effettivamente un molo che arrivava fino in acqua. Ah. Poi siccome era un mostro ecologico è stato abbattuto, è stata fatta questa piazzetta con i lampioncini. Ti ci vedo da con i lampioncini. Che carina però. No, stavo dicendo prima che meno male che sta facendo questa giornata, vieni passeggiamo che dopo non c'è. Questa giornata poco soleggiata, perché con tutte queste ore di treno, diciamo che il treno comunque c'è l'aria condizionata, però almeno mi prendo un pochettino di relax. Oggi sembra domenica, invece oggi dorme di. Bernardina dice che dorme di, oggi dorme di, perché lei la domenica è aperta il negozio e il lunedì invece è chiusa, quindi è dorme di, ve lo posso garantire. che cosa stavamo dicendo? Quindi niente, molte persone sono rimaste fuori, io non l'avevo capito sinceramente. io sono super contento di questo risultato, credo che siano gli ospiti più numerosi che abbia fatto finora, se non sbaglio. Verde, brina, credo di sì, non dovrei rifare un attimino, ma credo proprio di sì. Quindi è ovviamente un piacere dare questo record anche rientrato nel Guinness. Averti e poter dare la possibilità a tanti di capire come funzionano le erbette. Io ho visto tante. La cosa che mi è piaciuta essendo diciamo in un paesino di provincia, uno si aspetta, ah magari la gente non gliene frega niente, non ne capiscono niente, non ne vogliono capire niente, che è la cosa peggiore. Esatto. Invece ho visto tantissime persone, anche ragazzi, portati dalle fidanzate e non, interessati comunque all'argomento o tantomeno disposti ad ascoltarmi. Quindi già è comunque un qualcosa, perché in ogni caso l'informazione ti arriva. Quindi o usi o non usi, in ogni caso mi hai ascoltato. Infatti. Quindi è sicuramente qualcosa. Qualcosa in più. È rimasto per sì. Poi niente, dopo l'incontro io penso che comunque Stefano e Luca abbiano ripreso sufficientemente da fare vedere che poi ci siamo, vabbè, Bernardina che tutto il tempo è stata con la pellicola trasparente e la mantellina. Sì, aspetta, forse qua si vede meglio. A parte i capelli. Diciamo pochi. Che se si vede, aspetta. Le punte. In controluce si vede meglio. In controluce o controluce? In controluce. In controluce non si può sentire. E niente, comunque le ho applicato l'ennei urbedico di Janas ed è rimasta giustamente molto macchiata perché sì, sì, sì. E poi vabbè anch'io mi sono macchiato qua un dito, non so se Vai si vede. Sì, sì. E niente, poi la sera, dico, intanto io chiaramente ringrazio tutto lo staff di Verde Brina, tutti i cugini, amici, parenti. Ma erano te che sei venuto. Erano tantissimi, vi giuro. C'era chi mi prendeva e mi portava, chi mi portava a mangiare, perché c'era chi era dedicato a mangiare, a cucinare. Sì, poi avranno visto sicuramente l'inizio del video quando ci siamo messi a cucinare, vi siete messi a cucinare. Che io anche con Zalone siamo una squadra fortissima. Fortissimi, sì, 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 sì. Allora, cominciando da Clara, che è lei giustamente la cugina più folle della situazione, che mi ha preso in stazione con Luca, facciamo i fidanzatini, sì. con Luca in stazione a Napoli e mi hanno portato a Mondragone. Poi, vabbè, Vittoria, Silvia,
Stefano che è un pazzo pure lui, Cristina, io non so se chi c'era altro, perché io ho un... erano io, Luca, Clara, Stefano, Vittoria, Cristina. Poi dopo è venuto Valerio, il di Vittoria, abbiamo mangiato il compagno di feste. Dove abbiamo mangiato ieri? Di Giugiarama. Allora, a Mondragone, voi dovete sapere che c'è una, cos'è, una pizzeria? No, quello è un lido, funziona come lido, mette gli ombrelloni, c'ha la spiaggia, c'è il pezzo di spiaggia, però durante l'inverno funziona da ristorante. Ah, ok. E si chiama? Durante pure d'estate funziona da ristorante, si chiama Lido Giarama. Giarama con la J. Con la J. Io vi dico solo, io in genere, lo dicevo ieri a Bernardina, io diciamo quando sono stanco la sera dopo gli incontri tendo a evitare di fare riprese perché voglio un attimino rilassarmi proprio per i fatti nostri. E poi se uno deve spettacolare chiaramente meglio non lasciare tracce. Esatto. Però vi posso garantire che è un locale bellissimo, eravamo sulla sabbia e poi qua c'è una sabbia bellissima, sembrava, io sono andato nel Sara e sembra molto molto fine. Mi sta cadendo il braccio tra poco. Piano piano si abbassa, vedi, non ho più resistenza. Aspetta, dimmelo 5 secondi tu. Ed è veramente molto 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 carino, perché sulla sabbia, a parte il locale interno, ci sono dei gazebo messi con tutti col velo, col esatto, tutto la come si chiama, il velo attorno, una luce soffusa, ogni tavolo aveva un gazebo, erano più o meno suddivisi in questa maniera, e la pizza praticamente cotta alla brace. Che è una specie di doppia cottura, perché prima viene passata in forno. Nel forno a legna, sì. Nel forno a legna è a metà cottura o a tre quarti? Tre quarti viene poi passata sulla griglia con la brace. Esatto. Quindi così diventa una pizza leggerissima. Esatto, è sofficissimissimissima e vi giuro che io ne ho mangiata tantissima, perché io in genere non mangio così tanto. L'ho mangiata molto volentieri e sono veramente contento. Direi che la nostra passeggiata è terminata qua, ora noi ci concediamo un po' di camminata, digeriamo la pizza di ieri e gli gnocchi di ieri. Sì, esatto. E niente, basta, io chiaramente non è la prima volta che vengo qui in Campania, spero di tornarci sempre perché non lo so, sento a casa, è più forte di me. Superiamo i signori. C'è gente a mare, guarda. Sì, c'è ancora gente sulla strada. I poveri pazzi che vanno ancora a mare di questi tempi. Comunque c'è caldo oggi. È calda l'aria. C'è sì, proprio caldo. Sì. Va bene, io alle 12:30 ho il treno. Ringrazio nuovamente Bernardina. Andatela a trovare, chiaramente. Grazie, se siete in zona. È stato tutto molto gradevole, tutto molto piacevole, tutti i ragazzi dello staff, che poi sono tutti parenti, io ero l'unico estraneo. Ma sei diventato un parente un cugino acquisito. Uno di noi. Esatto. E quindi aspetta che magari ti muore il braccio anche a te. Quindi noi vi salutiamo, vi ringraziamo e speriamo che abbiate gradito tutto questo percorso che abbiamo fatto insieme. Ciao. Ciao.